È la notizia del giorno, ha scritto su Facebook Rosanna Scopelliti. Il giorno è ieri, la notizia ci riporta 28 anni fa, al 9 agosto del 1991, quando suo padre, il giudice Antonino Scopelliti, venne assassinato. Da un accordo tra mafia e 'ndrangheta, si viene ora a sapere da un pentito, che volevano impedire al sostituto procuratore generale della Cassazione di portare a sentenza definitiva il maxi processo a Cosa Nostra. E allora, come fosse un gioco con sua figlia, Rosanna può immaginare una storia nuova. Facciamo finta di poter arrivare finalmente a verità e giustizia. Ma verità e giustizia per chi? Per noi? Certo, ma non solo per noi. Verità e giustizia per i calabresi, per il paese, perché papà non è mai stato solo nostro. Papà è patrimonio di questo paese. Un patrimonio fatto di rispetto della legge, di senso etico, di incorruttibilità. E fa ancora più male pensare che per questo fu ucciso. Ucciso dopo aver rifiutato una cifra immensa. Ucciso per aver fatto il suo lavoro con la competenza che lo contraddistingueva. Ucciso lasciando a noi, a me bambina, un insegnamento difficile da comprendere pienamente, il rispetto per la propria dignità, una dignità che non è in vendita. Lavora sul campo con la fondazione che porta il nome del padre, Rosanna Scopelliti, per tenere viva una memoria e una coscienza di legalità che da un nuovo processo potrebbero germogliare più forti. E allora, senza fare finta, è questo quello che vorrei nascesse dalla verità sull'omicidio Scopelliti. Questo è ciò che avrebbe voluto papà per la sua terra, per i calabresi che amava e in cui non ha mai smesso di credere.